Sang at it too. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears, and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out a key. Oh, I get by with a little help from my friend. Mm, I get high with a little help from my friends. Mm, gonna try. What do I do when my love is awake? Is it worth to be alone? Un cordiale saluto ai nostri gentili telespettatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Quattro Chiacchiere con. Da come avrete potuto vedere, abbiamo un giovincello tra i giovani perché vive proprio un po' in questo mondo. Ma lui è, è un artista, ama vivere anche un po' fuori dagli schemi, ama tutto ciò che è arte, ma soprattutto non sta mai al passo coi tempi perché è sempre più avanti. Allora, proprio qui al mio fianco ho Emanuele centazzo al quale do il benvenuto e soprattutto grazie per essere qui con noi. Barbara ringrazio innanzitutto te e poi i telespettatori che assisteranno a questa tua intervista. Questa nostra chiacchierata, Manuele, che adesso iniziamo subito, e voglio anche iniziare con una frase che tu mi hai fatto conoscere, mi hai fatto leggere alcuni giorni fa quando ci siamo incontrati: Se è arte, non è per tutti. Se è per tutti, non è arte. A te piace tantissimo, e piace anche a me. Ce la vuoi spiegare? Ma io penso che si dovrebbe spiegare da sola, anche perché ognuno di noi penso che abbia eh, una interpretazione da dare. L'interpretazione che io la sento in maniera particolare perché è il titolo dell'ultimo mio lavoro che vedremo più avanti e soprattutto perché è una frase di Schoenberg che dà il titolo a questo video e ehm, in pratica mi rappresenta, mi rappresenta perché io penso di avere vissuto ambedue le facce di quell'aforismo. Cioè, in quanto arte, se arte, eh, non è per tutti, essenzialmente io le cose le faccio per me, avendo però il piacere se vedo che qualcuno le apprezza e le riconosce, ma però principalmente è per me che le faccio, per dare sfogo a delle cose che sono interiori. Mentre la seconda parte è la parte che mi ha dato da mangiare, io ho fatto il pubblicitario per tanti anni e per cui... Il mio lavoro era diretto a soddisfare delle esigenze pragmatiche che mi venivano dirette. Direi che ambedue sono, tutti gli uomini, tutte le donne, tutti gli esseri umani, ambedue hanno questi duplici aspetti: e dove le capacità di ogni singolo si manifestano in una maniera diversa. Nel caso che uno faccia l'arte perché è arte. E la fa perché attinge dalla sua interiorità che non è richiesta a un livello pragmatico, lo può essere, ma è talmente spontanea, talmente legata proprio all'essenza di quello che siamo. L'altra è pur utilizzando la, la professionalità, non è giusto il termine professionalità, comunque le competenze no, che uno acquisisce. Le applica sia in una maniera che nell'altra, nell nella pubblicità, eh, pur eh, sottostando a delle regole di mercato che ti vengono richieste, però le stesse capacità si modificano portandole all'esterno. Ma sono ambedue due facce dell'aspetto di ognuno di noi. È per questo che a me piace, perché mi riconosco in entrambi i, 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 i quesiti ecco, dell'aforisma. Wenn es Kunst ist, ist es nicht für alle und wenn es für alle ist, ist es keine Kunst. Se è arte non è per tutti, se è per tutti non è arte. Parliamo adesso, anzi torniamo indietro di qualche anno. Andiamo nel 2011, quando tu hai fatto una mostra presso una galleria d'arte di Vanna Casati. Il titolo della mostra era Icone dell'era predigitale. Io mi ricordo sono stata a visitarla e devo dire che è stata veramente molto bella e raccoglie soprattutto i tuoi lavori dal 1968 al 2007. Ci vuoi raccontare qualcosa? Eh sì, questo direi che è la parte principale eh, della mia vita anche. Eh, in quegli anni lì sono degli anni del, del, che vanno tra il 66, 68, 69. Ho vissuto degli avvenimenti che mi hanno formato, eh, mi hanno dato degli, degli interessi, mi sono approntato degli interessi che prima non avevo. In sostanza a Torino eh, nel 66 e nel 67 la Galleria d'arte moderna e l'Unione Culturale hanno presentato tutta la serie dei filmmaker americani, del New American Cinema e per noi è stato una bomba vedere delle cose che, che, che erano fantastiche, inimmaginabili noi avevamo visto qui delle, dei film d'arte, delle avanguardie storiche ma eh, questi immersi nella modernità sono stati una scoperta grossa che io penso che eh, tutti, quelli, tutti gli artisti giovani eh, di Torino sono stati entusiasmati da questi avvenimenti e poi un altro avvenimento che per me è stato molto importante è quello che mi sono sposato e eh, il viaggio di Nozze è stato un viaggio abbastanza insolito, nel senso che per 5-6 mesi abbiamo fatto l'autostop in tutta Europa e questa è, è stata un'esperienza molto, molto, molto formativa. Molto formativa perché siamo capitati eh, in Grecia quando c'era stato il colpo di Stato dei colonnelli e abbiamo, avuto, mh, abbiamo vissuto una serie di problemi, insomma, che sono andati a buon fine, ma comunque hanno reso un po' movimentata questa storia. Diciamo un viaggio di nozze avventuroso. Eh, direi, direi di sì, perché noi dormivamo negli alberghi della gioventù e per cui dovevamo arrivare negli alberghi della gioventù, anche perché eravamo proprio poveri in canna. Ecco, diciamo che anche se la scelta del, del, dell'autostop per me è stata una scelta che ho cominciato a applicare da quando avevo 14 anni, so, a me piaceva il viaggio, no? quando, poi quando ho letto Kerouac, eh, erano, io avevo cominciato prima di aver letto Kerouac, però avevo capito il senso che non è tanto, il bello non è nell'arrivare, anzi l'arrivo ti dà un senso di vuoto, ma è… Nel viaggio che fai per arrivare, cioè quasi. È come se il viaggio fosse un qualcosa di utopico no? da raggiungere, che però l'utopia è bella perché non la raggiungi mai. Ed è sempre ti, è la fiamma che ti inebria, che ti scalda il cuore. Mentre quando arrivi finisce, devi inventartene in un'altra, e che a volte può succedere, a volte può non capitare, perché magari la vita non ti porta a farlo. Ecco, una volta che sono tornato da questa esperienza per tirarci fuori per elaborare la fatica che avevamo fatto perché insomma era stata sicuramente un'esperienza faticosa anche abbiamo passato un mesetto circa su uno spiaggione delle Cinque Terre che eh, lega Corniglia a Manarola e lì fra l'altro eh, Manarola è un posto che conoscevo bene perché nel 63 avevo fatto un'esperienza come eh, albergatore, no? ero socio di una locanda e avevo ancora tutti gli amici, fra l'altro a Manarola ho conosciuto degli artisti importanti eh, eh, che mi hanno illuminato, io dico illuminato perché io sono poi un, un autodidatta, non avevo una preparazione scolastica che a mio avviso... È utile, ma può anche frenare, soprattutto frenare il lato ludico che alberga in ciascuno di noi, che ti spinge a fare delle cose. E se non le sai, fai, se non le sai fare, è vero che la scuola, il liceo artistico, l'accademia ti insegna, ma ti dà anche degli schemi rigidi, mentre se tu parti senza nessuno schema, fatichi di più, ma faticando di più ti sei obbligato a, ad approfondire eh, meglio. Fatichi di più, ma sei anche più libero comunque. Beh, libero, diciamo che la libertà è una libertà interiore, perché io penso che anche chi fa l'accademia si senta libero, insomma. Però, eh, non avendo dei preconcetti, e io, ecco, io... Mh, non digerisco bene il preconcetto, non... il conforme mi piace se ci arrivo da solo, ma a quel punto non è essere conforme, è essere che la tua idea in quel momento coincide con altre idee. E mh, tornato, finito questa, questa, questo riposo lì conoscendo gli amici perché erano persone che erano la casa, tornato a Torino, a Torino. Eh, Cosa è successo? È successo che ah, prima cosa trovare un lavoro, che io non avevo più il lavoro perché eh, mi avevano licenziato dopo che non era un buon esempio per gli, altri, per gli altri grafici che erano nello studio. Io ho lavorato, ho lavorato eh, in uno studio grafico che faceva i servizi alla stampa quotidiano e ci occupavamo a turno. Nelle, alla sera, nell'edizione, prima, entro mezzanotte, quando finiva, eh, se andava in macchina, con eventuali fotoritocchi, cartografie, se succedevano guerre, no? l'attentato di Kennedy, è stato un mio collega che ha disegnato addirittura la sequenza della morte, eccetera. È tornato, non ho trovato il posto. Però ho avuto la fortuna che... E senza casa eravamo perché tornando eravamo senza casa e siamo stati ospiti dalla mia, da un, una parente amica di mia moglie e che era, aveva una cascina nel, nel cuore di Torino, non nel centro di Torino, ma nell'ambito della periferia, no? proprio una cascina vera. E lì però non potevamo stare per sempre. Allora eh, mi ricordo che una stampa sera aveva pubblicato negli annunci economici un qualcosa che noi l'abbiamo incorniciata poi questa, perché abbiamo avuto la possibilità di trovare un appartamento che veniva spacciato come soffitta e in realtà era un appartamento molto bello era un ex studio di un pittore e io due offerte di lavoro per cui ho trovato il lavoro e abbiamo trovato uh, la casa e poi la cosa fantasiosa che ho conosciuto un gruppo di filmmaker che avevano gli stessi entusiasmi che avevo ricevuto io prima di partire o nell'anno nell nell prima e abbiamo cominciato a frequentarci. Io ho cominciato a... sono entrato in una fanzina, una rivista di quelle lì fatte in casa, e nel comitato di redazione e ho cominciato a fare i miei primi film. I primi film che erano... Mi sono trovato la cinepresa in mano e volevo vedere un po' come funzionava. E ho fatto delle cose che magari un po' più avanti faccio vedere qualche, tanto per, per poter dare un significato visivo alle parole. Certo, anche un'idea ai nostri telespettatori. Eh sì, perché penso che sentendomi parlare per tanto tempo si annoiano. No, questo no, perché alla fine è sempre interessante sentire le esperienze di vita di altre persone, ma poi anche tutto quello che ci racconterai sulla tua arte. Ecco, direi che a questo punto, se dobbiamo parlare dei film, ecco, i film sono girati con una tecnica particolare che più avanti spiego, ma io girerei eh, la parola, farei vedere le immagini di una presentazione che un giovane critico torinese che si chiama Fabio Scandura, il quale ha scritto una tesi legata alla filmografia di quegli anni dell'underground torinese, e penso sia molto, molto, molto esplicativa e molto, un paio di minuti, no? per cui adesso lascerei il filmato e dopo andrò avanti a commentare piano piano le, le situazioni che si presenteranno con le immagini. Va bene, allora vediamo un attimino questo filmato. I film di Centazzo non possiedono una struttura narrativa o documentaria. Utilizzando una speciale tecnica di ripresa, descrivono la morfologia dinamica delle immagini che si avvolgono e si intersecano all'interno dei suoi format. Una voce fuori dal coro la sua, che conosce profondamente le possibilità espressive del mezzo e le utilizza nel modo più affine alla sua pittura, liberandone le potenzialità inespresse. La prima affinità fra cinema e ricerca pittorica si materializza nel comune utilizzo delle perimetrazioni topologiche, che scandiscono sia lo spazio della tela che quello dei fotogrammi. Più difficile invece, cogliere la seconda corrispondenza per chi non conosce più a fondo i suoi lavori. Nei quadri del 67 utilizzava un sistema di rappresentazione fondato su alcune categorie di segni convenzionali. Questi segni rappresentavano delle vere sineddochi visive, dove il tutto, come la campitura mimetica, racchiudeva le parti che per convenzione rappresentava, nel caso specifico i vari tipi di vegetazione. All'interno della linea temporale filmica, questa relazione si trasforma nel paradigma identico-mutevole, dove l'identico, la struttura del format, contiene il mutevole, ossia i frammenti colorati delle riprese che discorrono dentro. No. Queste ombre elettriche, oltre alla rivista, che finalità aveva? Ma la finalità era quella di raccogliere, di essere il nucleo centratrice dei, dei giovani, degli, dei filmmaker che si interessavano del, del film in sostanza, che come avevo detto prima, forse era stata una novità dirompente per noi. No? E poi aveva eh, la finalità anche di distribuire il materiale che veniva prodotto da noi e in che maniera? In una maniera legata alla cooperativa del cinema indipendente che aveva degli eventi in tutta Italia e abbiamo partecipato anche come ombre elettriche a un paio di, di festival di film. Uno di Monaco, mi chiamo nel 72, molto importante, e un altro, adesso chiedo scusa, ma no, un altro altrettanto importante. E poi in, eh, contemporaneamente ognuno di noi aveva dei contatti, eh, per cui con, in sedi altre facevamo delle proiezioni, una indirettamente è stata fatta anche qui a Bergamo, indirettamente, perché. La galleria d'arte, no, l'Accademia aveva organizzato l'arte il film nell'arte facendo vedere le avanguardie storiche e delle neoavanguardie, chiamiamo e c'erano dei film, uno mio c'era di sicuro, forse non c'erano ombre elettriche, ma questo per dire che esistevano diffusione eh, che per noi idealmente doveva essere sostitutiva di qualcosa che poi sono quei sogni giovanili, no? che meno male che si fanno, ma poi meno male che non si realizzano. Anche, ecco, e mh, tornando invece alla spaccatura che è successa, Ecco, in questo schieramento che, come ho detto prima, eh, faceva capo da un lato a chi sosteneva che il film doveva essere al servizio della politica, della lotta di classe, non dimentichiamo la Torino di quegli anni, eh, che era tutto centrato lì sopra, e l'altra parte dove io mi ero schierato era di intendere il film come mezzo espressivo di arricchimento di, di noi stessi, in sostanza, come mezzo espressivo. E eh, se volevi fare della politica la facevi praticamente. Nel caso mio, dato che ero, di giorno lavoravo, alla sera mi ritrovavo con altri amici nello studio di Piero Giardi a stampare, a fare serigrafie di manifesti. Ma tornando ora a Emanuele Centazzo, quali sono i tuoi primi lavori? Allora, i miei primi lavori sono... Preistorici con la velocità che abbiamo al giorno d'oggi. Comunque ho cominciato a avere una cinepresa in mano nel 67. Nel 67 il, il principale che mi aveva poi... Eh, insomma, mi ha regalato questa cinepresa che era fantastica perché era un innizzo monobiettivo obiettivo con il fuoco all'infinito, cioè da 50 cm all'infinito avevo il fuoco fisso, che era già una cosa magnifica. E ho cominciato a, a fare delle cose ora. La prima cosa che ho fatto è eh, un film che si chiama Ibimondria. Ibimondria perché perché eh, non è stato neanche girato con la cinepresa? No? E mi sono ispirato. Mia moglie aveva in casa una macchina perforatrice che una volta eh, i computer usavano queste schede meccanografiche per fare i lavori no? e mi colpiva questa, questi segni quadrati, no? queste barre quadrate. E poi, così mi era venuta l'idea di dire: faccio, buco la pellicola vergine con questi quadrati, le inserisco dei tasselli colorati nei colori, della, già, i colori primari. E ho fatto un film. È un film che è stato proiettato, fra l'altro, all'Unione Culturale, insieme proprio a Ombre Elettriche. Ed era possiamo definirlo un film concreto, perché è fatto nella concretezza proprio pratica, no? Il secondo è stato invece un film che eh, visualizza riferendomi lì all'arte, eh, riferendo che insomma io ero immerso in quello che era diretto a tutti e cominciavo a averne le tasche piene e questo film. È un po' anche se al giorno d'oggi durante la mostra veniva giudicato pop, in realtà era veramente anti, antitetico alla comunicazione massificata, no? perché eh, lì diventava ossessivo l'invito eh, a consumare. E, e poi mi sono reso conto però che se a livello pittorico, che eh, viene intravisto nella, nella parlata del Fabio Scandura, si vedono qualche immagini. E che era un linguaggio maturo, che poteva non piacere, ma comunque era, faceva parte della mia maturità. E eh, rispetto a questi, questi filmati non c'entravano assolutamente nulla. e Allora io, così mi piaceva, cercavo di essere eh, più coerente, cioè, più coerente, dire se ero arrivato a fare quei film, qual era la chiave di lettura per poterla trasportare nel, nel mezzo cinematografico? e avevo preso semplicemente un mio lavoro pittorico e lo avevo filtrato attraverso una grossa lente di ingrandimento, per cui venivano fuori delle composizioni estratte che erano legate al film, ma in realtà non mi soddisfacevano perché eh, non era la base no, teorica, la base sostanziale del lavoro, ma era la ripresa esterna, deformata di qualcosa che esisteva. Per cui un, eh, quello che nel, nel gioco degli scacchi è il passo del cavallo, no, che non vai dritto, eh, salti di fianco. E allora ho cominciato a meditare intorno al mezzo, veramente, al mezzo eh, espressivo. E la meditazione mi ha fatto capire che a quei tempi eh, forse stava apparendo il Super 8, ma il, la pellicola che veniva venduta era l'8 mm. E ho cominciato a esaminare le caratteristiche del film a 8 mm. La caratteristica del film a 8 mm, quello che mi aveva colpito, era che aveva la possibilità di riversare più volte lo stesso film. Cioè io potevo, finito la bobina, la ricaricavo... Allora, come abbiamo detto che c'è un bacio tira l'altro, che un boccone tin, 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 e il pollicino che cresce, ho capito che se mascheravo le varie riprese, potevo, studiando delle mascherine, facendo degli esperimenti, riuscivo a organizzare una ripresa multipla articolata in maniera che aspetti differenti delle riprese venissero a convivere e questo mi piaceva perché c'era una casualità inaspettata in quello che vedevo e poi la cosa bella era dell'analogico che dovevi andare a farlo sviluppare e finché non avevi visto non sapevi cosa veniva questa era, era veramente la cosa che, di cui sento la mancanza onestamente al certo, giorno d'oggi perché al giorno d'oggi vediamo tutto subito no? con i computer, film, e poi direttamente già vedi sì, sì. ecco allora Diciamo, il primo riguardava, anche qui eh, mi apro un attimo a una considerazione, no? eh, prima a tavola abbiamo parlato un attimo, dicevo a volte che ci sono delle parole che ti danno dei punti di vista differenti. Allora, io mi interessavo già eh, anche nei quadri del mezzo fotografico e mh, questo primo film mi aveva fatto capire che io potevo prendere situazioni differenti, estrarre da dal contesto che le conteneva e riproporle affiancate a altri. Allora, se eh, la riflessione era questa, se eh, io facendo una fotografia estraggo un frammento della realtà, lo ingrandisco e diventa una totalità a sua volta, posso idealmente fare il cammino contrario, cioè... Io prendo questa stanza e posso prendere te, un particolare, no? dentro una maschera, Poi, che fa parte dello stesso ambiente, che però vive una maniera separata, e con questo tendo a ricostruire quella totalità che avevo distrutto con, usando semplicemente la ripresa diretta. E questo lo possiamo vedere in questo frammentino, che sono le topografie. Le topografie hanno un paesaggio che è vicino a un pezzo di cascina che avevo nel biellese e preso lì pezzi diversi presi in quelle cose il secondo è un film fatto a Manarola è un, è quello che chiamo un repertorio di un giorno qualunque ed è delle scene di una giornata in riva al mare camminando e inserite, inserite dentro dei quadrati, no? e, e anche qui c'è la casualità che a me è sempre, anche adesso mi interessa ancora una casualità che poi in realtà il termine casuale non è corretto perché sono convinto che siamo sempre noi che determiniamo quella casualità lì, è eh? solo che non ce ne rendiamo conto, il famoso discorso dell'automatismo, comunque il repertorio è un giorno di vacanza, un giorno di vacanza e dove qui ne vediamo qualche, qualche sequenza perché secondo me la cosa eh, sono film io de devo spiegare quello che faccio non vedere il film vero? poi sono anche noiosi onestamente nel senso che non puoi stare eh, adesso con un po' di musica reggi no? non si può far vedere una roba è cambiato il tempo quando mh, ai tempi di quando Warhol faceva, faceva coincidere il tempo presente col tempo filmico era un esperimento interessante ma insomma era noioso Ecco, eh, dopo di questo c'è un pezzo dove secondo me è poetico al massimo, difatti un mio amico milanese, un compositore di musica che fra l'altro ha anche fatto dei documentari molto belli, uno su Bach, eh, molto bravo ed è musicista, vedendo questo che si chiama eh, Note su Pestum, ha detto che le veniva in mente la, la fuga. No? Proprio la composizione fuga, dove un elemento viene ripetuto con dei cambiamenti, ma stando dentro il contesto della, ehm, de della musica, in sostanza. No? E secondo me appare molto in questo frammento perché è una specie di cammeo ricamato, con dentro questi, questo variare di colori. Una cosa che è successa è che quando mi sono trasferito a Bergamo. Che ero ancora, io sono venuto a Bergamo nel 1976, mi sembra insegnare nel 76. Avevo fatto un viaggio in Corsica dove mi hanno rubato la cinepresa, i film che avevo girato in quel momento e sono tornato qui senza cinepresa, non l'avevo più. Ecco, e dopo che hai lasciato generosamente possiamo dire così la tua cinepresa in Corsica, che cosa hai fatto? Eh, che l'ho poco generosamente. <ride> sono stato generoso mio malgrado. Ecco, questa è era... stato costretto. costretto. Allora, eh, eh, dopo sono stato <ride> oh, mi è venuta un'idea, essendo orfano della cinepresa, ho pensato di poter adattare. Eh, questa tecnica delle maschere, che penso sia davvero mia, perché perlomeno la conoscenza che ho è che qui nell'ambito nostro italiano io sono stato il primo a fare queste cose, poi in altre nazioni non lo so perché no. Comunque ho pensato che eh, tutto sommato potevo adattare la stessa tecnica alla macchina fotografica e eh, ho cominciato a ingrandire queste, queste, queste maschere e... Eh, di, vedendo i lavori che adesso fra poco vedremo eh, bisogna, innanzitutto è da dire che eh, al di là delle apparenze non sono dei fotomontaggi sono dei montaggi in camera cioè dei montaggi fatti in presa diretta cioè il prodotto finito è il negativo, il negativo io usavo una una, una Nissan un F3 ne avevo due, una per l'esposizione e una per la ripresa per far coincidere i tempi giusti perché la macchina della ripresa era inscatolata in quel disegno che è stato visto o, anzi che vediamo adesso che così è chiaro come, come viene la tecnica di ripresa e mh, non sono di fotomontaggi e poi eh, bisogna, <ride> lo stupore è che eh, photoshop in, che non c'entra il computer, no? queste sono fatte a mano. Proprio le maschere sono state fatte a mano, è tutto fatto a mano, e eh, non c'era Photoshop. Photoshop è venuto tanti anni dopo, queste, adesso non mi ricordo la data, ma non era a quei tempi lì perché eh, non, non, non c'era ancora, insomma, per cui e anche lì lo stupore è di essere, tu avevi detto nella presentazione, di anticipare i tempi. Lì non avevo anticipato i tempi, avevo anticipato la tecnica, eh, cioè avevo inventato qualcosa che prima non c'era per potermi esprimere. E in questo senso eh, ho riutilizzato, ripescato il, il lavoro che avevo fatto con i film. Le maschere messe davanti, sostituite le maschere, e però, c'è una differenza in questi lavori che adesso non, non mi addentro troppo, ma le prime immagini sono ancora eh, dense dell'atmosfera torinese, che era molto concettuale, molto. e di fatti, quando descrivo le topografie, eh, il senso è più concettuale. Difatti, dicevo prima no, che andavo a ricostruire una, una totografia totalità che avevo distrutto nelle varie riprese. Poi invece usando questi, in, lavorando intorno a questi frame, perché ci ho lavorato parecchio, eh, mi sono accorto che eh, poteva mh, essere un argomento pittorico, cioè che i frammenti che io eh, riprendevo, anziché darle, denotarli come figurativi di un qualcosa, li prendevo come eh, come inserti di un cammeo, ecco, che eh, davano un po' una preziosità. In sostanza mi avvicinavo di più alla pittura che era il seno che potevo aver avuto con i film sull'altro mezzo, e, mh, eh, ecco la differenza tra i primi e gli ultimi è questa, in sostanza: i primi eh, molto semplici, poi vedremo una. Una, una sintesi di, del sistema di ripresa che anzi la facciamo partire subito e qui ve, abbiamo, possiamo vedere come eh, la, la fotografia viene realizzata attraverso questo l'uso di maschere potete vedere come quello che appare è il negativo che è il, il lavoro finito il negativo è copia stampata e poi eh, possiamo anche vedere come questi lavori sono partiti con delle maschere semplici, le topografie erano tre maschere, proprio perché il discorso era concettuale, non era decorativo, era concettuale nel senso legato all'idea del eh, ricostruire eh, questa totalità che avevo infranto, di fare un viaggio nel tempo, <ride> diciamo. mentre eh, più avanti diventano più pittorici davvero il, il senso della ripresa è quello di eh, diciamo che la pellicola vergine è come la tela bianca e ogni scatto che le deposita dentro un qualcosa di ripreso è l'equivalente di una pennellata ecco e qui adesso possiamo vedere qualcuno di questi esempi I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. how they tossed the dice it had to be the only one for me is you and you for me so happy together E allora, Emanuele Centazzo, innanzitutto un grande personaggio perché lo avrete visto anche voi ma soprattutto sentito. Un uomo sempre ma sempre attivo, non si ferma veramente mai, è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. E ancora, oggi, a cosa stai lavorando perché io so che non sei ancora fermo? Ma qui tu hai toccato un problema che per me è stato un problema molto assillante. Eh, io volevo, mh, nella mostra che tu hai visto, volevo fare un po' la sintesi di... Do, era da tanti anni che non mi presentavo qui nel, nel, a Bergamo come artista e volevo fare un po' un atto di chiusura intorno a un periodo che tecnologicamente era superato e io mi rendevo conto che anche volendo non avrei potuto rifare i lavori che facevo. Prima di tutto perché... Eh, Ormai eh, non c'è nessuno che... Le pellicole non le fanno più, neanche quelle fotografiche penso non siano facili da trovare. Le persone che stampano delle copie a colori a mano sono rarissime. E per cui avendo voglia di esprimermi dovevo affidarmi a uno strumento che io conoscevo perché nel lavoro della pubblicità e grafico, l'uso del computer, il Mac per me è il mio, il mio amore veramente. No? Eh, però mh, non, non l'avevo mai considerato per quello che mi poteva dare al di fuori del default delle cose che sono lì da, da schiacciare il bottone e fare, e questo mi allontanava un po'. Eh, però poi sono rimasto obbligato a esaminare le possibilità che questo mezzo digitale, eh, questi programmi, mi potevano dare. E all'inizio ero molto perplesso perché. Seguendo eh, quello, quella linea che mi aveva sempre guidato e che dovevano esserci delle caratteristiche. La prima cosa era una certa aleatorietà, cioè una certa casualità dentro il, il fare. Poi eh, un'altra cosa era eh, essere fedele a essere un costruttore di immagini, non di storie né di documentari, perché non sono adatto a raccontare le storie, non sono adatto a raccontare. A me piace... Eh, elaborare delle immagini, fare qualcosa che prima non c'era, eh, eh, così eh, come mi viene di fare è un'altra eh, cosa che eh, avevo il risultato immediato. E questo mi fregava perché anche l'attesa, come avevo detto prima, l'attesa che no. ti arrivasse la pellicola. Perché quando hai quell'attesa lì e vedi la pellicola. Sei il primo fruitore della tua opera stessa, cioè tu sei il creatore dell'opera e anche il primo fruitore e questa era una cosa bellissima. Era come i bambini che aprono il pacchetto delle figurine e trovano le figurine giuste perché lì pensavo delle cose, ma io non sapevo come erano venute, infatti. Onestamente, in quei film lì, se in tutto ne avrò fatti 30, ma in realtà altri 30 li ho buttati perché, eh, perché mi perdevo, no? eh, avevo, facevo degli errori che non potevo capire mentre li facevo, ma li verificavo. Nella... E questo eh, mi ha dato delle difficoltà, mi ha dato delle difficoltà che all'inizio ho superato in una maniera semplice: che era poi eh, semplice, era un passaggio obbligato. Per prendere confidenza, con questo mezzo nuovo, cosa ho fatto? Ho preso delle maschere che avevo usato nei photo frame e le avevo applicate al programma. E cioè, avevo fatto quelle maschere e anziché essere statiche come erano nei photo frame le riversavo dentro delle cose, per cui ho fatto un orto botanico eh, riversando il vegetale dentro che si muoveva e mm, sì, da una parte mi piaceva anche, ma sentivo che era poco, cioè che non, era, non dominavo il mezzo, cioè io usavo qualcosa che avevo fatto prima e eh, questo qualcosa era adattato al mezzo. Invece io trovo, volevo trovare qualcosa che dominasse il mezzo, che io potessi far fare al mezzo delle cose che non erano convenzionali, ciò cioè che fossero mie. E qui è venuto fuori piano piano, è venuto fuori attraverso, per esempio, mh, io ho avuto, eh, sono stato operato alla lingua, eh, che è stata un'esperienza che è andata bene, che, che va bene, ma nel periodo della convalescenza avevo il telefonino col telefonino ho cominciato, mi ricordo che ero a, Pe a jean Le Pen sembra, e ho cominciato a fotografare una ruola fiorita molto lunga e ho cominciato a, a fare questo, questa ripresa. Questa ripresa alla fine l'ho montata in una maniera eh, semplice, cioè, l'ho montata, ho ridotto l'inquadratura a un quarto dello schermo, L'ho ribaltata specularmente, ho unito i due piani e l'ho ribaltata in un'altra maniera ed è venuto fuori un film che anche lì non mi soddisfava, cioè non lo capivo bene. No, lo capivo bene. Eppure l'avevi fatto tu. L'avevo fatto io, ma era. Mh, cioè non capivo bene che cosa era. E difatti lo avevo accantonato, dimenticato. Anche perché. Um, io frequento questo, questo centro Apple no, vado per, per imparare bene a usare questo programma Final Cut eh, ho bisogno di avere ogni tanto qualcuno che, che mi dà delle indicazioni anche perché ormai non ho una grande memoria finché il, un insegnante, un, uno di questi tutto Molto, sono tutti molto bravi e mi ha detto eh, ma questo effetto qui eh, abbiamo in Final Cut c'è un filtro che è il caleidoscopio. Ehm, che ti fa questi effetti stravolgenti io sono rimasto così dico, ma come io ho fatto sta roba e il computer me la fa già allora i giorni tristi i no? giorni di, di lacrime di, di mea culpa mea culpa di fustigazioni e invece poi sono riuscito a fregare Final Cut e il, e fregando nella maniera più semplice cioè non sono partito mh, perché con quel è vero il, mm. il risultato è bellissimo tu prendi un video qualsiasi lo fai passare e questo questo filtro te lo fa un kaleidoscopio bellissimo però di tu non c'è niente è il gesto dello scrittare del, dello spingere il bottone allora Leggendo la tesi di un altro assistente di, di questo istituto, che aveva fatto una tesi qui a Bergamo, molto interessante, l'avevo letta, e mi era rimasto in mente, per esempio, che lui diceva che bisognerebbe, usando il mezzo digitale, anche affidarsi a Internet come repertorio di materiale. E allora cosa ho fatto? Ho cominciato a pensare di... Eh, se prima nei film ultimi eh, che vi ho fatto vedere usavo la natura come pennellata da dare, con il digitale costruivo delle, delle basi, cioè avevo delle fotografie, per esempio il computer mi sembra di repertorio ne ha 80 o 100, tutte quelle fotografie le univo, le passavo col calidoscopio e ottenevo una base. Come fosse una, non una, tavolozza, una base cromatica eh, che potevo elaborare come volevo e questo mi aveva tirato su di morale perché avevo capito che potevo andare avanti no, in un altro passettino piccolo. E mh, il ribaltamento poi è stato scoperto quando un'altra. Io devo, sono molto grato a queste persone che, che sono in questo centro perché. Perché mi danno degli imboccamenti, delle paroline che mettono a posto tutto. Questa ragazza aveva visto nel, nel desktop questa iconcina, diceva: Ma fammela vedere. E l'ho fatta vedere dopo due anni e io l'ho guardata, e nel frattempo, avevo visto a Torino, c'era stata dalla Fondazione Sandretto una mostra di Richter che era un artista che non avevo mai capito bene perché era difficile vedere tante opere sue, lì vedendone 60, 80, cioè, mh, avevo capito che questo lavorava, solo che lui era consapevole, eh, lavorava a costruire immagini, non cioè, faceva niente, a volte faceva, ci sono delle immagini che sono semplicemente sfasate ed era un lavoro e allora ho capito il mio lavoro è sempre stato quello anche solo che non lo sapevo non c'era nessuno che me l'aveva detto no? e allora questo film l'ho recuperato ed è il eh, dopo faremo vedere un frammento The Richter Garden ed è, eh, ed è non male insomma perché mi ero tolto via la colpa il mia colpa avevo fatto che, che non era di, di peso dal bottone ecco no? era una cosa e mh, su quel filone lì il, la prima cosa che ho fatto utilizzando questa maniera mio mi sembra sia eh, eh, square, quale, vabbè lo vediamo adesso il titolo, dove innesco due, eh, due di questi elaborati su uno schema semplice di positivo negativo di quadretti, e diventa una specie di salibanda mh, proprio molto dinamica, molto, molto attiva. Poi eh, un altro, perché a volte faccio delle riprese col telefonino, ma così, senza, senza avere un utilizzo immediato. Per esempio, sono ritornato nel posto dove avevo scoperto di avere il tumore, che era una stazione termale del Veneto e mh, mi ricordavo di una piscina no? eh, con tutta quest'acqua sono tornato per eh, esorcizzare insomma, il momento brutto in cui avevo passato lì ho ripreso questa piscina e anche con questa piscina semplicemente facendo un ribaltamento di piani e in questo senso per esempio le immagini che nascono non le puoi prevedere non le puoi prevedere perché eh, è la stessa immagine ma cambia come era poi mi sono approfondito un po' di più, eh, c'è un altro che è, è, è sempre su questo canone, ma quello che ha fatto la differenza è che una mattina mi ero svegliato e avevo pensato, ma i pixel, io mi ero accostato, una de, de, delle prime prove era ingrandire i pixel no? a una dimensione grande, e però trovavo un po' stupidino, cioè, anche qui fai passare un filmato, ingrandisci il pixel, eh, vabbè, sì, vedi dei colori, ma cosa ci metti? Il gesto di pensare di schiacciare quel bottone. Era sempre un po' poco, mi sembrava. Allora ho pensato una mattina, sempre in quelle onde alfa, no? De, del, del, quando stai per svegliarti, ho pensato, ma non c'è un modo di far diventare i pixel rotondi. Io dopo, dopo una settimana avevo fatto diventare i pixel rotondi e quando avevo fatto diventare rotondi proiettando un filmato dietro, era lo stesso effetto di quando erano quadrati stupidi. Allora, crisi depressiva. Poi però un altro passetto mi ha fatto, e qui c'entra un po' la memoria, insomma, mi sono ricordato che Kandinsky aveva scritto quel testo punto e linea sul piano o punto e linea sulla superficie, dipende dalle edizioni cui... E io ho pensato, io i punti li ho. Le linee... Le ottengo sommando i pixel e ho fatto questo, questo, questo filmino leggero, allegro, poi ci ho messo una musica. Una musica di Schoenberg, ma dove non era ancora l'olecafonico, stava diventando, e per esempio ho cominciato ad amare Schoenberg in questa cosa qui, ed è un filmino che certi amici artisti di Torino mi hanno criticato ferocemente. Ma insomma, a me, a me piace perché mi alleg... a volte sento, mi sento pesante. È no? come prendi la testa, la posi e vedi queste cosine che si muovono a tempo di musica. La musica sembra giusta. -do 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 -san 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 -san. Oh, when you smiling, when you're smiling. Yes, yeah, it's when you laughing when you laughing Yes, yeah, it's the sun but shining through but when you cry crying You bring on the rain, so stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Il tempo purtroppo non ci ha consentito di vedere i tuoi ultimi video, ma si possono vedere comunque su YouTube. Anche perché siamo giunti in chiusura, purtroppo dalla regia ci stanno dicendo che dobbiamo chiudere, ci dispiace perché la chiacchierata è stata bella, ci hai raccontato veramente tante cose, ce ne hai mostrate tante altre molto interessanti, ci hai portato in un mondo dell'arte veramente molto molto bello, affascinante e particolare, è il mondo di Emanuele Centazzo. Io ti ringrazio veramente tanto per essere stato con noi e ti faccio tanti auguri. Io ringrazio te, ringrazio anche i telespettatori che hanno, che hanno voluto ascoltare questa è stato molto piacevole veramente poi molto molto ti ringrazio. Allora, un grazie anche a tutti voi che siete stati con noi, vi aspetto ad un nuovo appuntamento di quattro chiacchiere con, arrivederci.